oggi siamo onorati di avere qua in presenza Vera Vigevani, una sopravvissuta alla Shoah che scappò dall'Italia nel periodo delle leggi razziali. E noi del Parlamento degli Studenti non possiamo che ringraziarla, appunto, dandole il nostro ascolto e promettendole che rimanderemo a qualsiasi altra generazione che ci succederà la sua testimonianza. L'importante è che ci incontriamo e scambiamo un po' di opinioni, vediamo se assieme cerchiamo non solo di ripassare il passato, che tra l'altro è facile trovare tanta informazione, basta mettere un dito sia su internet, ma vedere un po' che sta succedendo e soprattutto affrontare tanti problemi, tanti drammi, tante cose terribili che stanno avvenendo un po' in tutto il mondo. Allora, per loro e per me è una maniera di starci vicino, vicini, di metterci insieme, di forzarci, non dividerci, perché quella è la cosa peggiore, e vediamo se qualcosa riusciamo a fare. Vediamo se miglioriamo un pochino il mondo con più giustizia e chi lo sa. Dicono che tutto sono utopie, sogni, è vero, sono anche utopie probabilmente, ma le utopie qualche volta si possono realizzare. E allora eccoci insieme tutti quanti. Io ascolto loro, ho imparato molte cose dai giovani, moltissime cose. E quindi sono lì pronta a ascoltare, dialogare se possibile, rispondere alle domande, tu me ne stai facendo una, ma io amo le domande e ne faccio anch'io molte di domande, forse perché io sono stata una giornalista per molti anni della mia vita. Ebbene, è un impegno reciproco. Siamo qua e vediamo che succede oggi, domani, nel futuro. Chi lo sa? Ci sono molti punti in comune e anche differenze. E nel mondo dei ragazzi, dei giovani, si può fare dei paragoni, per esempio, tra quello che avviene in Argentina e quello che avviene qua. Com'è la situazione dei giovani? Cosa fanno? Insieme tutti quanti, abbiamo una cosa in comune che già c'è ed è salvare il nostro pianeta, che è il nostro unico habitat, credo, finora almeno non ne conosco nessun altro. Una giornata importante perché oggi ospitiamo una donna, Vera Vigevani, che è riuscita a trasformare il dolore e la violenza subita in insegnamento, educazione, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi più giovani. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, una terra che è sempre stata in grado di accogliere, in grado di trasmettere ai giovani quei valori che indicano qual è la strada da seguire. E in un tempo in cui purtroppo i testimoni di quegli orrori, di quelle barbarie, di quelle violenze sono sempre meno, allora è importante che ognuno di noi diventi amplificatore di memoria, e per questo oggi insieme al Parlamento degli Studenti vivremo una delle più belle giornate che in questi anni quest'Aula ha potuto ospitare. La Commissione Vaccini ha portato all'attenzione del Consiglio, ma anche di tutti i toscani, un testo condiviso su 200 pagine per 198 pagine tra maggioranza e opposizione. È il frutto di un lavoro condiviso fatto sotto il segno di un alto profilo istituzionale e sostanzialmente vocato alla volontà di ricostruire tutti i passaggi della gestione pandemica della campagna vaccinale per sostanzialmente dare una valutazione sulla risposta del sistema sanitario
livello regionale e nei limiti delle possibilità poter offrire anche degli spunti. Ecco. Questa relazione poi condivisa ha preso delle vie diverse, c'è stata una via che è quella della maggioranza e una via di tutti i gruppi di opposizione su un lavoro che comunque propedeuticamente abbiamo condiviso, dove sostanzialmente abbiamo voluto rimarcare determinati aspetti. Senza riuscire forse a farsi intendere molto bene dalla maggioranza, che sostanzialmente rimane racchiusa all'interno della politica dei primati, insomma si è primi in classifica ovunque e sulla scia dei primariati in classifica si sconta sostanzialmente di non voler riconoscere come in effetti taluni ritardi, talune situazioni dettate da un'impreparazione o da una cattiva comunicazione possono essere costati chiaramente parte delle vittime che registriamo all'interno del fattore Covid in Regione Toscana. Nonostante questo, il lavoro costruttivo che abbiamo prodotto mette in risalto non soltanto la straordinaria capacità di resilienza di tutto il sistema sanitario regionale, di tutto il terzo settore di questa Regione Toscana, che è un patrimonio e una ricchezza inestimabile che va oltremodo valorizzato rispetto a quanto si riesce a fare ora, e di quanto sostanzialmente comunque ci sia anche nella divergenza delle conclusioni di questo lavoro la volontà abbastanza convergente in realtà di arrivare a recuperare un rapporto migliore della rete ospedaliera con il territorio, partendo chiaramente dagli ospedali di periferia, di lavorare chiaramente in attesa degli interventi del governo sulla carenza di personale, la formazione del personale e la dislocazione di questo personale. Però un punto fondamentale serve, perché abbiamo riportato al centro di tutta questa storia il cittadino, il toscano, c'è l'esigenza anche di tornare a formare ed educare il toscano sotto i profili dell'alfabetizzazione, della digitalizzazione e anche della capacità sostanzialmente di poter avere dei riferimenti chiari in situazioni come queste, che chiaramente auspichiamo non si verifichino più. Alla fine di questo lungo lavoro abbiamo evidenziato il fatto che la Regione Toscana si è trovata a gestire, come le altre regioni, una situazione straordinaria, inedita e di caratura globale, per cui con un panorama assolutamente nuovo e strumenti inizialmente molto carenti. Pensiamo, insomma, mancavano le mascherine, mancavano i respiratori. Devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la Regione ha messo in campo, si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta, il Presidente Rossi, nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello, che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto 3 aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica, e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove, l'istituzione delle USCA che a regime sono arrivate ad essere 160 unità, un lascito che ancora oggi abbiamo e che dovrà essere ulteriormente valorizzato proprio nella fase di costruzione della medicina territoriale. Pensiamo agli alberghi sanitari, ai percorsi protetti negli ospedali per i Covid e non Covid, una riorganizzazione profonda alla quale comunque la Regione ha saputo rispondere in maniera efficace e resiliente, per usare un termine assolutamente in voga nei nostri giorni, chiaramente potendo contare su un sistema articolato che ha saputo dare risposta analoga, e basandosi sia sugli operatori sanitari, sul mondo del volontariato, ma anche sui sindaci, sul sistema delle farmacie, sui medici di medicina generale, pediatri di libera scelta. E oggi, ancora oggi, vediamo che per i dati della vaccinazione la Regione Toscana risulta essere nelle prime posizioni a livello nazionale, con una copertura di vaccinazione molto importante, anche con un'efficacia attraverso il lavoro degli hub e dei medici di medicina generale, ha saputo raggiungere capillarmente ogni porzione del nostro territorio. Quindi questa è ovviamente un'eredità di conoscenze dalle quali ripartire per immaginare la sanità del futuro, nella quale rafforzare la medicina del territorio. Oggi che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
l'esperienza peraltro ci consente di lavorare alle case e agli ospedali di comunità, alla telemedicina, ma tutto questo deve poggiare su una sostenibilità economica che non ravvisiamo in questa manovra finanziaria del nuovo governo, che fa scendere l'investimento in spesa sanitaria che il governo Draghi ha lasciato a oltre il 7%, al 6,6% nel 2023, al 6% nel 2024, immaginando appunto un sistema che in questa proporzione risulta difficilmente sostenibile. Su questo io mi auguro che si possa invertire la rotta, perché la popolazione italiana, anche toscana, fortunatamente invecchia, si vive più a lungo, le cronicità sono più diffuse, quindi c'è bisogno invece di investire ancora di più, eliminando anche quei vincoli assunzionali e sulla programmazione delle nuove professioni mediche, come il numero chiuso alle facoltà di medicina, che ancora oggi impediscono di dotarsi in maniera adeguata delle professionalità necessarie. La Toscana è stata la prima, anche su nostra richiesta, a fare una commissione d'inchiesta a livello toscano per verificare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato sotto la pandemia, in maniera molto acritica, ma veramente in maniera oggettiva, per vedere e di comprendere come è stata la risposta della Regione Toscana a quell'esperienza. Da Italia Viva parte una richiesta forte, è mio l'emendamento di richiesta all'ordine del giorno per chiedere al Governo di istituire anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta. Lo stiamo chiedendo da anni, anche a livello nazionale, con il nostro leader Matteo Renzi, e oggi è stata l'occasione per depositare un atto ufficiale con la quale, appunto, partendo dalla Toscana, si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta, perché nel mentre le persone morivano, nel mentre le persone venivano soccorse, venivano in alcuni casi curate, nel mentre il volontariato e i medici davano tutto se stesso per aiutare gli altri, c'era chi faceva affari magari sulla disgrazia degli altri, e questo va messo alla luce, va fatta una commissione d'inchiesta con poteri parlamentari, quindi dalla Toscana, dall'esperienza positiva di un'indagine ovviamente conoscitiva, così come avviene a livello toscano, parte una richiesta forte a livello nazionale perché questo possa essere raccolto anche a livello nazionale, e a quel punto fare una commissione permanente d'inchiesta per verificare effettivamente quello che ha funzionato e soprattutto quello che non ha funzionato quando al governo c'era Giuseppe Conte. Oggi è stata presentata la relazione da parte dell'opposizione e poi anche quella della maggioranza, purtroppo due relazioni divise rispetto alla commissione sulla pandemia e quindi sulla gestione dei vaccini che è stata chiesta da parte delle opposizioni, di cui ho anche fatto parte. Abbiamo fatto un lavoro molto lungo e completo su questo e abbiamo dovuto anche far rilevare quelle che sono state le criticità della gestione anche da parte della Regione Toscana, che da parte nostra non ha avuto coraggio, soprattutto nella prima fase, quando a livello governativo gestiva Arcuri. Secondo noi l'arrivo di Figliuolo ha poi cambiato le linee, si è andati a vaccinare gli ultraottantenni, ma nella fase precedente ci siamo dimenticati per esempio che non avevano priorità i disabili, i loro caregiver, e su questo la Regione Toscana non ha fatto niente. E poi anche sulle vaccinazioni degli anziani, degli ultraottantenni, insomma è stata una discussione ampia che ha portato il frutto di quel lavoro che abbiamo fatto in questa commissione speciale. Io purtroppo ho dovuto anche abbandonare l'aula durante il mio discorso davanti all'ilarità da parte dei colleghi della maggioranza, che non è tollerabile davanti alle morti e al rispetto che si deve di fronte a questa situazione. Ma io devo dire che il dibattito, la relazione, guardando in controluce, come legittimo che faccia, una minoranza che cerca comunque di trovare sempre il pelo nell'uovo, ma stamani è stato la dimostrazione nel dibattito e nella evidenziazione dei temi di quanto la Toscana sia stata complessivamente brava a gestire un momento così delicato e difficile quale la pandemia. Da un'organizzazione che non esisteva, perché l'ultima pandemia era stata
più di 100 anni fa, la spagnola dal 1918 al 1920, abbiamo messo in campo una squadra che è riuscita a inoculare quasi 9 milioni di vaccini, a portare una copertura al 96-97%, il motivo per cui oggi il Covid in Toscana quasi non esiste più, stamattina non c'erano nemmeno 200 contagi. Che se non ci fosse stata questa commissione d'inchiesta, i cittadini non avrebbero mai saputo che in Regione Toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato, ma non era mai stato attuato neanche in minima parte. Questo che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che ci siamo trovati di fronte a una emergenza completamente impreparati, ma per quanto fosse condivisibile il fatto che era impossibile pensare a stoccare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale nei magazzini, vista l'eccezionalità della situazione, l'attuazione di un piano pandemico ci avrebbe trovato pronti non solo nella catena di comando, ma anche nella gestione della comunicazione verso l'esterno, verso quei cittadini che si sono trovati indifesi, ignari e soprattutto soli di fronte a un problema che era fondamentalmente nuovo. La Commissione ha fatto un lavoro poderoso, ha ascoltato tutti gli operatori del settore e ha impiegato molto tempo per stilare una relazione che vorrebbe essere non soltanto una memoria storica per futuri ricercatori, ma uno strumento attuale per capire che cosa è stato fatto sia nel bene che nel male. E quello che è venuto fuori, sicuramente sono stati fatti degli errori dovuti anche alla situazione eccezionale della pandemia, ma anche a delle mancanze, soprattutto di programmazione e di pianificazione, che erano evidenti. Erano evidenti per noi dell'opposizione, non sono mai state condivise dalla maggioranza. Non ricordo il numero delle interrogazioni che ho fatto anche direttamente in aula all'assessore.